Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Come votato da voi sul nostro canale Telegram ufficiale, Formula 1 News. Allora, amici miei, purtroppo il microfono funziona o non funziona. Adesso sto cercando un altro microfono. Vorrei prenderne uno wireless, quindi l'audio è quello che è, ma vi dovete accontentare. Vedete, metto un po' più vicino alla telecamera, sperando che si senta bene. Andiamo a vedere un po' le news di questa settimana. Si corre subito a Barcellona, pista vera, e ci saranno problemi. Ho trovato delle notizie che ci faranno veramente sorridere perché sono assurde. Comunque, come al solito, prima di partire a bomba, iscrivetevi a tutti i miei canali se volete. Lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram delle offerte, Supercorris offerte Amazon, dove metto sempre le migliori offerte di Amazon. C'è Fruit Hub, c'è il canale Piero, dove stasera alle 9 torna la Nations Cup. C'è la mia raccolta fondi, Supercorris and Friends. Potete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza. È un qualcosa di molto, 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 molto importante. Allora, andiamo a vedere subito. Motorsport dice: Ferrari a Barcellona per la resa dei conti sulla SF23. Ma ve l'ho detto anch'io, ormai si stringono le somme e si vede. Se la Ferrari, con le poche modifiche portate, perché sappiamo che le modifiche che porta Ferrari sono sempre poche, non andrà bene neanche a Barcellona, pista vera, si abbandonerà molto probabilmente il progetto. Quindi la scuderia finalmente introduce qualche novità, le novità tecniche tanto attese, pance, fondo e sospensione, un pacchetto di aggiornamenti che dovrebbero rendere la rossa meno difficile da guidare per i piloti e quindi capace di offrire prestazioni migliori per la squadra di Maranello, reduce da Monte Carlo. Quella di Montmeló rischia di essere l'ultima spiaggia. Allora, i risultati stanno deprimendo. Sainz, sesto al traguardo, il principale, Leclerc addirittura ottavo. Lo spagnolo, sesto nel mondiale. Boh, veramente lo contrario, comunque. Vabbè, qua come al solito ci stanno 47 righe per spiegarci quello che è accaduto a Monte Carlo e non ce ne frega niente. Andiamo a vedere. Ferrari, come cambierà al Montmeló, vabbè, in Catalogna, per trovare maggiore efficacia e bilanciamento? Andiamo a vedere qua. D'altronde, Monte Carlo per forza, vabbè. L'elemento tecnico riacquisterà il ruolo dominante nell'equazione prestazionale al netto di affidabilità umana. Vale dunque la pena tenere in reale considerazione che proprio a Barcellona debuttano gli sviluppi della vettura. Sono interventi ampi e sostanziali, quelli che si vedranno in Spagna e che se non funzioneranno diranno addio alla faranno dire addio alla stagione della Ferrari. La famigerata revisione della sospensione posteriore, che dovrebbe garantire una migliore gestione dell'altezza da terra, potrebbe non essere inclusa nel pacchetto. Ah, sta a posto, l'ha dichiarato Vasseur da Monaco, anche se da nostre fonti pare fosse stata caricata sulle bisacche della scuderia presenti a Monte Carlo. Non si portano mai gli aggiornamenti in Ferrari, che ci frega. Il fondo dovrebbe dunque costituire. Dovrebbe dunque costituire uno dei due elementi di novità, passando da una concezione, secondo alcuni tecnici del Circus, arcaica dei suoi canali Venture, un layout più contemporaneo e maggiormente in linea con i principi Red Bull. Gli stessi principi a cui dovrebbero avvicinarsi, seppur parzialmente, le nuove fiancate, con una parte posteriore maggiormente spiovente verso il retroteno. In attesa della sospensione, in ogni caso, si tratta di uno sforzo considerevole che, sebbene di per sé non costituisca una garanzia di competitività assoluta, non può essere ignorato o guardato con sufficienza, con la sicumera di chi sussurra che tanto la SF23 è una vettura sbagliata, inutile girarci intorno e credere negli sviluppi. Quello che dico io, secondo me è una vettura sbagliata, è inutile girarci attorno. E fra poco vedremo che molleranno anche loro. La sospensione posteriore modificata non sarà impiegata in Spagna, come sempre, perché noi gli sviluppi li portiamo quando è finita la stagione, no? Quello che dovevamo vedere l'abbiamo visto. Andiamo a vedere qua. Vasseur, i soliti proclami. Vedi, lo dice anche Motore Online. Qualche domanda alla Ferrari. Andiamo a vedere. La rassegna stampa è tutto un: a Monte Carlo non siamo stati così male, potevamo fare podio. È quello che vi dico io. Vedete, ragazzi, come a me si stanno allineando anche, non perché hanno sentito a me, per esempio, a quello che vi dico da mesi si stanno iniziando ad allineare anche testate importanti, Motore Online e seguite. E dice, come ho detto io, Vasseur e Leclerc, dichiarazione, potevamo fare quello, potevamo fare quell'altro, però non hanno detto la realtà, che non l'abbiamo fatto. Aspettate un altro po', siamo perfetti nei pit stop, questa SF23 la otterremo per la vittoria, a Barcellona con gli sviluppi che porteremo mi aspetto di lottare per la pole, non cambiamo il nostro concetto d'auto, ci crediamo,
Ha detto proprio così, trovate tutto anche sul nostro aggiornatissimo sito, ovviamente. Personalmente, a me che sono disincantato e realista, queste parole hanno suscitato un misto di tenerezza e compassione, sorvolando per non sparare sulla Croce Rossa, sulla difesa delle performance a Monte Carlo, agli occhi di tutto disastrosa. Quando inizi a spiegare F. Duct, che è il ferrarista medio, quello che non sta con gli occhialini a misurare i centimetri del fondo, ha la misura colma, per usare un eufemismo, per i soliti stucchevoli, reiterati proclami di riscossa che da anni non trovano riscontro. E poi, con tutto il rispetto, è difficile immaginare questa monoposto che per mandare in temperatura le gomme, se le mangi in pochi giri, non riuscendo proprio a sfruttarle improvvisamente, è perfetta, bilanciata, agile, bella, fiammante e vincente. Ma dai, è quello che dico io. Si vanno a portare la roba, le sospensioni. Per me la macchina è quella. A questo punto, però, qualche domanda a questa Ferrari così mobile, alla quale tutti dicono no, mentre la derelitta McLaren non ha problemi a ingaggiare ingegneri top dalla Red Bull, va anche fatta. Questo manco l'avevo visto io, che McLaren sta ingaggiando ingegneri top. Perché è stato preso Pasteur, cioè per fare cosa? Quello che dall'esterno percepiamo è fino ad un'assoluta continuità tecnica con la gestione Binotto, praticamente la rossa di Binotto senza Binotto. E in più il buon Pasteur insiste nell'affermare che il concetto dell'auto non è sbagliato, che il cavallino non cambierà la filosofia, che non farà come Mercedes, che ha rivoluzionato la monoposto, che hanno ragione loro e non Mercedes. E qui viene da sorridere. Ma Frederick sta davvero dicendo che la Ferrari di Binotto è perfetta così com'è? Questa rossa qui non ha un ritmo gara da podio all'altezza dell'immensa e gigante Aston Martin, facendo due conti con i periodi di giardinaggio obbligatori. È chiaro che alla monoposto 2024 lavorerà l'attuale gruppo tecnico. Assoluta continuità. Che vi ho detto io? Macchina dell'anno prossimo, la fanno gli stessi, ragazzi, la fanno gli stessi. L'unica risposta sensata che mi viene in mente è che l'attuale team principal stia mantenendo o car pa ascesa, ovvero stia mantenendo il carretto lungo la discesa, in modo da dire che un modo di dire si usa per indicare il comportamento di chi si muove in modo diplomatico ed equilibrato per evitare che le cose precipitino, che ho detto sempre io, soprattutto per un ambito sponsor che sono arrivati e se ne potrebbero andare. Per ora, insomma, la Ferrari di Vasseur, la Ferrari di Binotto con Vasseur team principal, che nei prossimi tempi, forse anni, il manager francese avrà la possibilità e la forza di plasmare una squadra possibilmente migliore, vincente, è un parolone ad oggi. Questo passa il convento. Sorbiamoci quindi programmi sugli sviluppi sul fondo e sulle pance che trasformeranno il brutto anatocrino in un cigno meraviglioso. E su questo la squadra. E su quanto la squadra sia perfetta, è deprimente, no? È quello che vi dico sempre io, ragazzi. Se ne stanno accorgendo tutti che ormai sono delle minchiate epiche. Ma Vasseur non molla e annuncia già il lavoro per 2024, che fa proprio che gare, sarà l'unico lavoro che si farà. Allora, dice Vasseur, la nostra aspirazione è di spingere SF23 verso nuovi orizzonti. Non si tratta solamente di potenziare la parte aerodinamica, ma piuttosto di garantire consistenza all'intero veicolo. Oltre ai progressi che ci aspettiamo dagli aggiornamenti futuri, credo che esista un notevole potenziale di crescita sul modello attuale, spiegò Vasseur. Riguardo alla linea di migliorare ulteriormente l'attuale modello, Vasseur è convinto che deviare completamente dai piani attuali in corso in stagione sarebbe un errore, l'ha detto 150 volte, queste sono sempre state dichiarazioni. Infine, Vasseur ha rivelato che il team ha già iniziato a lavorare sulla monoposto per la stagione 2024. Abbiamo già avviato le attività in Galleria del Vento per la nuova monoposto. Il nostro sguardo è già rivolto al prossimo progetto. Ecco, vedi ragazzi? Ecco qua. Solita cosa Ferrari. L'anno scorso l'hanno fatta dalla Francia, quest'anno le fanno da Barcellona. Andiamo a vedere qua, perché Vasseur in contrasto con Sainz, visioni diverse, la risposta di Fred, che giustamente va a criticare Sainz, che è l'unico che ha detto le cose vere a Monte Carlo, che avevano fatto schifo. Ritengo che la strategia adottata, Sainz aveva detto che aveva fatto cagare la strategia e non gli aveva permesso di passare Ocon. Vasseur dice: no, la strategia è stata efficace perché quando abbiamo chiesto a Carlos di rientrare in box, il nostro obiettivo era prevenire la posizione comunque su Hamilton in un tracciato come quello di Monaco. La posizione è fondamentale, ha detto Vasseur. Eravamo consapevoli che per raggiungere il nostro obiettivo avremmo dovuto prendere dei rischi. Non sono per niente deluso dalle decisioni audaci. Che decisioni audaci? Cioè, Vasseur non ha capito che invece di marcare Hamilton dovevamo marcare Ocon, perché si guarda davanti, non dietro.
quando Hamilton è entrato in box e Ocon è entrato in box, Sainz doveva entrare in box, invece hanno fatto fare un giro per di più. Cioè, capito quanto sono scemi? E sta anche a difendere la strategia. Perché ha fatto un giro di più Sainz? Non lo sa nessuno. Allora, andiamo a vedere. Dalla Germania, Ferrari, clima negativo, Binotto chiamato di Vasseur, pensa un po' tu, ma io già avevo detto che da tanto che ormai si vocifera di Binotto. Christian di Motorsport dice: se mi trovassi nelle scarpe di Vasseur sarei profondamente turbato nel vedere come alcuni dei membri più significativi dell'orchestra Ferrari sembrino perdere la loro melodia e cercare l'uscita. Il doppio ruolo ricoperto da Binotto come direttore della squadra e direttore tecnico potrebbe aver creato un carico di lavoro eccessivo. Sicuramente Elkan avrebbe avuto valide motivazioni per rimpiazzarlo, motivazioni che non ci è dato sapere in dettaglio. Tuttavia, ciò che non può essere ignorato è il fatto che la traiettoria di crescita della Ferrari sotto la guida Binotto sembra essersi rovesciata. Non c'è stata tutta questa traiettoria di crescita, se andiamo a vedere comunque. La maggior fonte di preoccupazione sta nel fatto che Binotto, per molti a Maranello, era visto come un compagno di viaggio, essendo egli stesso un ex motorista. Si vocifera che esiste un contingente di tecnici che avrebbero voluto rimanere sotto la sua ala e che ora si trovano in disaccordo con l'idea di lavorare sotto la direzione Vasseur. Mikis, un individuo competente e rispettato, con un curriculum che include esperienza alla Minardi e alla Toro Rosso, penso un po' tu. Team vincenti. Oltre alla carriera nella FIA, costituisce un altro esempio significativo. Se Mikis non avesse risposto al richiamo della Ferrari nel 2018 per diventare direttore sportivo, potrebbe essere oggi il nuovo Charlie Whiting. Ma a mio avviso la questione è più inquietante, riguarda la possibilità che i due membri più fondamentali del team, i piloti, coloro che letteralmente devono portare avanti il lavoro di centinaia di colleghi, possano avere dubbi sulla leadership. Però pure gli altri hanno dubbi sui piloti. Quindi Vasseur sul 2023, qualche gara possiamo vincerla, sentite un po', capite? Ma no, passate a vincere il mondiale, a vincere qualche gara, ma non la vinceremo. Nonostante gli ostacoli, vedo un potenziale enorme per riportare la Ferrari sul gradino più alto del podio quest'anno, pensate un po' voi. Ha dichiarato l'ex team principal Alfa Romeo, offrendo la speranza ai sei tifosi, cioè, l'ennesima boiata. La Ferrari porta gli aggiornamenti. Vasseur, giornalista durante un incontro pre-gara, ha dichiarato: stiamo mettendo tutto il nostro impegno, ma nonostante gli aggiornamenti non stiamo cambiando la nostra filosofia. Sì, abbiamo sbagliato in alcune occasioni, ma non è stato un disastro. Il team sembra determinato a trarre insegnamenti da questi incidenti e cercare di andare oltre, con l'obiettivo di esibirsi al meglio nel prossimo Gran Premio. Sì, ma sono anni che stiamo facendo disastri box e nelle strategie. Vabbè, questo è il Vasseur, comunque. E il mottone Marcone! Allora, andiamo a vedere che dice il nostro mottone. Tecnici, se se ne vanno è colpa del budget cap. Allora, il mottone dice: si fa la domanda sul fatto che alcuni tecnici Red Bull stanno andando via. C'è un elemento che tiene unita la nostra squadra, la passione. Avere un pilota con Verstappen aiuta certamente a mantenere alto il morale e tutti, in quanto tutti desiderano rimanere parte integrante di un team vincente. Posto di fronte alla scelta di rimanere un team vincente come Red Bull o seguire la Serena del guadagno altrove, sembra il personale tecnico sia diviso. Marco ha suggerito che una parte dei tecnici preferisce rimanere fedele alla squadra, nonostante le offerte più redditizie provenienti da altri team. D'altro canto, una quota non indifferente sceglie il percorso più remunerativo, che offre una garanzia personale e potenziali successi futuri in pista. Marco dice che molti scelgono di stare in Red Bull, ma io non me ne andrei mai dalla Red Bull. Andiamo a vedere. Kravitz, che non è Lenny Kravitz, è quello là The Sky, mi sembra, sì, Sky Sport, vedi. Per il fondo Red Bull, perché praticamente ha sbattuto Perez, ha visto il fondo Red Bull, sarà visto pure quello di Hamilton. Andiamo a vedere che dice Lenny Kravitz. Il disegno del fondo della Red Bull è straordinario e affascinante, specialmente se paragonato a quello di Mercedes e Ferrari, di cui abbiamo avuto anche noi la possibilità di osservare una panoramica completa. Rispetto a questi, sembra apparentemente un'epoca preistoria, appartenere a un'epoca preistoria quello della Ferrari e della Mercedes. Guardando queste immagini e confrontandole con quelle di Mercedes e Ferrari, si capisce perché la Red Bull stia dominando la stagione. Sanno che questi scatti non saranno di loro gradimento, ma probabilmente incolperanno Perez. Dopotutto non è colpa nostra se queste foto sono visibili a tutti. Vabbè, parla qua Kravitz del fondo Red Bull che hanno visto tutti. Due nuovi acquisti della Ferrari sulla Red Bull, dalla Red Bull. Svelato il primo. Andiamo a vedere.
nonostante le difficoltà in pista. No, ma che difficoltà c'ha in pista la Ferrari? Mica sta in difficoltà. Il primo di questi innesti è David George, un affermato aerodinamico con esperienza in Formula 1, IndyCar e NASCAR. Pensa un po' tu, in NASCAR stato questo. Nonostante il suo profilo si concentri sull'aerodinamica, si dice che George abbia giocato un ruolo importante anche nel recente rinnovo Honda, aiutando il costruttore giapponese a conquistare due campionati piloti. George è conosciuto come un jolly versatile con una straordinaria capacità di portare idee innovative ai progetti su cui lavora. Ora si impegnerà nello sviluppo della futura monoposto Ferrari del 2024 con l'obiettivo di spodestare Red Bull dalla vetta. Speriamo che inizia già a lavorare su George. Si prevede che George lavorerà a stretto contratto con Cardile, responsabile dell'aerodinamica, e con un altro aerodinamico della Red Bull, le cui generalità non sono state rivelate. Il tutto sotto la guida di Vasseur. Speriamo, raga, che l'anno prossimo ci abbiamo piccoli miglioramenti, ma ho i miei dubbi. Comunque, solita puntata piena di cazzate. Vediamo un po' che succede, ci vediamo nei prossimi video. Ciao, voglio.